Fratelli carissimi, ci troviamo ancora nel tempo di Natale, fino al battesimo di Gesù, e in questo clima la Chiesa oggi ci mostra il Signore che viene alla nostra vita sbarcando dalla sua lunga traversata, dal cielo alla terra, dalla morte alla vita, se leggiamo il Vangelo di oggi in una chiave pasquale. Lui sbarca dove tutti noi siamo giunti come epilogo della nostra vita sbandata, come pecore senza pastore. Lui con la sua chiesa, con i suoi apostoli, giunge in questa terra dove tutti noi stiamo cercando la vita, dove inconsapevolmente, forse senza sapere bene che cosa stiamo cercando, precediamo in un certo senso il Signore. E questo è il mistero dell'incarnazione che si palesa attraverso il Vangelo di oggi. Tutti noi abbiamo sentito parlare di Lui. Abbiamo ascoltato l'annuncio, abbiamo visto miracoli, forse nella nostra vita, forse nella vita di fratelli, di persone che sono accanto a noi. Insomma, abbiamo visto che con Lui ci si può saziare. Ma siamo ancora su un piano carnale. E questo è forse il primo moto che ci avvicina a Lui, che avvicina a Lui le persone. La fame, che è il bisogno primordiale. Se non mangi, muori. Sopravvivere, cercare in qualche modo di trovare da mangiare. E la fame genera una folla. Nella storia sempre ci sono state folle affamate, mosse dalla fame, e sono state capaci di tutto. Nel caso del Vangelo, questa folla che aveva sentito parlare di Gesù, che aveva visto i suoi miracoli, è mossa dalla fame di miracoli, mossa dal desiderio di saziarsi, mossa dal desiderio di consolazione, fa di tutto e addirittura precede il Signore. E Gesù ha compassione di questa folla. Anonima. La folla è sempre immagine di ciò che spersonalizza, di ciò che astrae, l'alienazione. Noi molte volte ci troviamo intruppati nella folla, ci troviamo intruppati in un gruppo che ci fa trascinare la nostra vita nei giorni cercando da mangiare. In fondo cerchiamo di dare soddisfazione ai nostri bisogni. Nella folla tutto diventa anonimo, nella folla le eccellenze vengono distrutte, nella folla la personalità si scolora, l'identità si perde, si dimentica. Lo vediamo con molti giovani nelle discoteche, ma vediamo anche nelle manifestazioni, nei concerti, nelle curve degli stadi, ma anche a scuola, all'università, al bar sotto casa, nella famosa piazza del quartiere o del paese. Proprio quando si fa gruppo, la folla, la massa che ci spersonalizza, appiattisce tutto e fa uscire da noi il peggio, che significa dover esaudire i bisogni primari più carnali e più animaleschi. I bisogni primordiali, le concupiscenze. La folla inferocita può fare di tutto, non c'è un responsabile, non c'è autocontrollo capace di limitare l'irruenza della concupiscenza, che spesso, come succede alla pecora perduta, ci fa precipitare nei burroni, laddove non c'è da mangiare, come è accaduto al figlio prodigo. Ebbene, Gesù sbarca nel suo riposo, perché, se leggiamo alcuni versetti prima del Vangelo di oggi, troviamo che il Signore porta i suoi discepoli, i suoi apostoli affaticati per l'evangelizzazione in un posto riservato, separato, dove poter riposare un po'. Quello dove la folla ha preceduto il Signore è il luogo che il Signore ha scelto, eletto per riposare. Noi, con la nostra fame, con la nostra debolezza totale, che è quella che accomuna tutti normalmente in una folla, la debolezza, la mediocrità di chi vive di impulsi, di chi vive di istinti, fermo sui bisogni primordiali, questo nostro vivere animalesco e carnalmente cercando da mangiare negli altri, facendo degli altri il nostro cibo, questa realtà che precede il Signore è il luogo del suo riposo. Usurpa in un certo senso il luogo del suo riposo, ma il Signore non è che scappa, non è che fugge, anzi, il Signore scende, sbarca, si incarna, oggi giunge alla tua vita, proprio dove tu gli hai usurpato il riposo, e sente compassione per te, perché ti vede come una pecora senza pastore. Il pastore serve a una pecora per condurla ai pascoli, a potersi saziare, e quindi
compiere la sua missione, dare la lana, dare il latte e poi la carne stessa, la sua vita. Non parliamo poi di Israele, dove gli agnelli erano sacrificati, quindi compie la vita dell'amore. Bene, il Signore sbarca nella tua realtà, nella mia realtà di oggi, la tua vita, la mia vita, e sente compassione. Non si risparmia il Signore, ti compatisce, patisce del tuo stesso dolore. Il Signore patisce le tue sconfitte, il Signore sperimenta il tuo essere perduto, il tuo vivere come pecora senza pastore. E se non hai un pastore non sai dove mangiare, ti perdi. Una pecora non sa procurarsi da mangiare, questa è una legge di natura. Tu senza il Signore non puoi trovare da mangiare il cibo della vita eterna, il cibo che ti fa una persona compiuta, che realizza la tua vita, che sazia la tua vita, la realizza. Per questo stiamo soffrendo. L'umanità è come pecora senza pastore, non sa nutrirsi, sbaglia sempre obiettivo, non sa dove trovare da mangiare e si confonde e fa macelli e soffre e fa soffrire. Matrimoni, relazioni tra genitori e figli, tra fratelli, sul lavoro, dovunque. C'è una incapacità di nutrirsi dell'unico alimento sostanziale, del pane quotidiano, di Cristo. Il Signore, che conosce la tua sperdutezza, si fa pastore per te, dandoti da mangiare se stesso. L'erba verde sulla quale ci fa sedere nel paradiso, ci fa sedere nel pascolo. I padri della Chiesa, riconoscendo nel Salmo 23, il Salmo del Buon Pastore, che è dietro a questa parola di oggi, nell'erba verde l'insegnamento della Chiesa, la parola di Dio trasmessa dalla Chiesa, il Magistero e la parola con la quale i catecumeni erano accompagnati al battesimo, perché poi dice: ad acque tranquille mi conduci, in pascoli erbosi mi fa riposare e ad acque tranquille mi conduci, e le acque sono le acque del battesimo. Bene, questo sacramento, che è il sacramento della vita, si compie nella tua vita, si compie nella tua vita di oggi, si compie in questa realtà nella quale tu sei oggi, perché questa realtà è il luogo di riposo, cioè è già la domenica per Cristo, è il luogo dove veramente Cristo può riposare, perché può compiere la sua vita donandosi a te, donando la sua parola, donando i suoi sacramenti, donando la sua guarigione interiore, ma soprattutto trasformandoti in figlio di Dio, perché se tu ti alimenti di Cristo sei tu stesso che vai a dare da mangiare agli altri, cioè tu sei trasformato in cibo. Questo è il destino per il quale tutti siamo stati chiamati, questo è il motivo per cui è nata una pecora: diventare cibo, diventare alimento, diventare lana per coprire le sofferenze, il freddo, la notte delle persone. Se tu ed io troviamo il pastore nella Chiesa, nella comunità cristiana, e sperimentiamo che il suo riposo è l'amore a te così come sei oggi, distrutto, perduto, triste, sconvolto, angosciato, e sperimentiamo che Lui è il nostro unico alimento, sperimentiamo che Lui veramente ci ama, che Lui veramente ci perdona, che il suo alimento è l'unico, perché l'uomo non vive soltanto di pane, ma di ciò che esce dalla bocca di Dio. Se tu sperimenti che ogni parola che esce dalla bocca di Dio ti illumina, colma il tuo desiderio più profondo di essere amato, di vivere nella pace, di vivere nella volontà di colui che ti ha creato, allora sei trasformato in alimento. Non cercherai l'alimento negli altri, saprai dove cercare, dove trovare l'alimento vero, in Cristo, nella Chiesa, e sarai trasformato tu stesso in quel pane, in quel pesce, che sono tutte immagini di Cristo, della sua parola, della sua natura, della sua morte e risurrezione, di questa Zoe, di questa vita che non si esaurisce, di questa vita eterna dentro di te, che ti trasforma in pane per gli altri. Ecco il compimento della tua vita. Non sono gli altri che diventano alimento per te, ma sei tu che diventi pane per gli altri. Sei tu che alimenti gli altri della stessa vita che ti costituisce. Una vita che non muore, una vita che non si esaurisce mai, che tu puoi dare sempre di più. Come termina il Vangelo? Con questa sovrabbondanza, con questi pezzi avanzati che sono l'evangelizzazione, che sono l'amore con il quale possiamo amare. Se abbiamo un briciolo di pane non lo condivideremo, non potremo amare, non potremo perdonare. Ma se hai vita e vita eterna dentro, la vita di Cristo, allora puoi amare, puoi perdonare, puoi perdere il tuo tempo, puoi ascoltare i tuoi figli, puoi amare anche il nemico, puoi offrirti completamente. E questo è il compimento della vita, questa è l'epifania, tu trasformato in epifania per i tuoi fratelli, in manifestazione di Dio. Tu attraverso le mani di Maria della Chiesa diventi Cristo per gli altri.
pane per gli altri. Saprai, cioè, riconoscere nel fratello che soffre, nel fratello che sta peccando forse contro di te, tuo figlio, tuo marito, una pecora senza pastore, che non sa dove trovare da mangiare. E tu potrai diventare il pastore per lui, potrai indicare attraverso la tua vita, attraverso il tuo farti pane per lui, il tuo perdere la vita per lui, indicare a lui dov'è la vera vita, dov'è il vero alimento, capace di riscattarlo, di ridargli la dignità perduta, di strapparlo dalla folla, dalla massa, dalla omologazione, per essere riconsegnato a Cristo, riconsegnato alla sua dignità, per arrivare al suo destino, che è lo stesso tuo, una persona nuova, capace di amare. A questo siamo tutti chiamati e questo si compie nella nostra vita attraverso la Chiesa.